Una conferma, ma soprattutto visto e considerato che nell'ultima partita abbiamo avuto una percentuale del possesso palla molto alta, ma abbiamo finalizzato poco, abbiamo concluso poco. Mi aspetto molta più attenzione nella parte finale dell'azione, quindi mi aspetto questo. A Seba ha iniziato un campionato benissimo, sta veramente secondo me crescendo bene sotto tanti punti di vista e quindi sta lavorando proprio per così per completarsi da un punto di vista proprio come attaccante e quindi così mi sembra giusto non solo premiarlo perché ovviamente non è che premio nessuno ma se lo sta meritando e poi voglio capire dove possiamo veramente andare e migliorare da un punto di vista proprio degli attaccanti. Non lo so, durante la partita vediamo, valuteremo un po' tutto. Ovviamente chi è in panchina, tutti devono mentalmente essere pronti per giocare. No, su Giuseppe Rossi non ho detto che aveva sbagliato, non ho detto che nessuno aveva creduto in lui. Strano perché un giocatore che aveva comunque disputato un campionato straordinario ha dovuto andare all'estero per confermarsi e riproporsi. Per quanto riguarda Giovinco, penso che sia un percorso normale per un giocatore come lui. Se dovesse tornare un giorno alla Juve, adesso non so quale sarà il contratto, non vorrei che il mio amico presidente del Parma si arrabbiasse per questa considerazione, però se un domani dovesse tornare, io penso che potrebbe tornare da giocatore maturo e consapevole dei propri mezzi. Ma anche se avessi deciso di far giocare dall'inizio Osvaldo, la fase offensiva l'avremmo fatta comunque in questo modo. Anche se ci fosse stato Pazzini, anche se ci fosse stato Balotelli. Cioè l'idea è proprio di attaccare la profondità con magari più giocatori, ma con la palla a terra. Non cambia assolutamente nulla da un punto di vista, diciamo, della manovra. Cambia leggermente perché Antonio avrà il compito un po' più difficile sarà quello di giocare un po' più avanti, non tanto prima punta, però di giocare un po' più vicino all'area di rigore. Cioè, noi promettiamo comunque che tutte le volte scenderemo in campo per cercare di giocare a calcio e di avere la possibilità di tenere il pallone più degli avversari e di, soprattutto domani, migliorare quell'aspetto che stiamo cercando di migliorare. E poi parlare di spettacolo, di divertimento, io penso che sia abbastanza difficile. Spesso è comunque condizionato dal risultato, è comunque condizionato da tanti aspetti. Però mentalmente noi vogliamo andare in campo e cercare di fare la partita e la faremo anche domani. Ma per quanto riguarda la considerazione che avevo quando ho iniziato io adesso di Zeman è alta, nel senso che l'ho detto in un'intervista qualche giorno fa, se dovessi andare e dovessi decidere di andare a vedere una partita e pagare il biglietto, sicuramente andrei a vedere una squadra di Zeman. Ovviamente e rimarrà nella storia perché chi vuole iniziare a allenare o chi vuole perfezionarsi sul 4-3-3 deve comunque leggere quello che ha fatto Zeman. Per quanto riguarda invece Morgan, non lo so, dipende tutto veramente da come andrà la partita. Ovviamente vorrei premiare tanti ragazzi, però è giusto valutare durante la partita, non prima. Ma io penso che loro abbiano già una buona dose di pressione, è inutile che gli dica che insomma è una partita determinante per il loro futuro, assolutamente no. Sono consapevoli ovviamente che ogni partita è una partita importante per valutare non solo l'aspetto dell'integrazione del gruppo, ma per capire lo spessore internazionale. Finora quei ragazzi che ho utilizzato e che sto riutilizzando mi hanno dato sempre delle buone risposte e quindi mi aspetto un'ulteriore risposta positiva. No, ho detto questo perché secondo me, soprattutto i giocatori come Giovinco, se un domani dovessero tornare alla Juve, devono tornare preparati. Devono tornare maturi, devono trovare
consapevoli dell'importanza del ruolo e quindi e poi deciderà lui, insomma, non è che dobbiamo stare qui a dare dei consigli a Giovinco. È iniziata una stagione probabilmente convinto del ruolo, anche Colomba ha contribuito perché fino all'anno scorso non aveva proprio un ruolo ben preciso, invece mi sembra che da quest'anno, all'inizio della stagione, abbiano detto che okay, Giovinco è la nostra seconda punta e quindi sta lavorando proprio in funzione al ruolo e sta lavorando in funzione proprio all'area di rigore. E secondo me questa è una cosa importante per lui, per noi, perché fino all'anno scorso alle prime convocazioni eravamo comunque così consapevoli che la scelta del ruolo era delicata, perché spesso si parlava di Giovinco come trequartista, come giocatore dietro le punte. Invece anche noi ci siamo accorti che durante gli allenamenti, durante le convocazioni, che era più predisposto a diventare una seconda punta che non un giocatore dietro le punte. Lo dicevo prima della gara con la Serbia, più giocatori hai che arrivano con un bagaglio di conoscenze importanti che possono comunque anche durante la partita cambiare ruolo, per un allenatore è una risorsa, cioè non è un problema. Magari poi ovviamente parlando con Chiellini ti può dire preferirei giocare centrale, però le partite che ha fatto da esterno le ha sempre fatte secondo me molto bene. No, assolutamente nulla. Io sento la partita di domani perché abbiamo ricevuto tanti complimenti e quindi è abbastanza semplice e facile magari incorrere a una partita dove magari metti qualcosa in meno e quindi ragiono partita dopo partita. Io vorrei vedere domani sera allo stadio che l'uscita degli azzurri ci applaude e quindi vuol dire che abbiamo non solo onorato, ma abbiamo giocato una buona partita e abbiamo ricercato la prestazione. Gentilmente, si può presentare? Sì. Si sostiene che la sua Scusi, mi può nazionale, gentilmente ricordare, sì, la Luciano sua. Lama, posso scavare un punto. Grazie. Si sostiene che la sua nazionale sia meno talentuosa rispetto a quella del passato, ma che abbia una precisa identità caratteriale e tattica che le fa colmare il gap e lo fa anche sopravanzare rispetto alle precedenti. Condivide questa analisi? No, quando riesci a ottenere dei buoni risultati vuol dire che i giocatori sono di grande qualità, altrimenti non puoi avere una bacchetta magica, eccetera. Puoi ovviamente con l'organizzazione sopperire qualche mancanza, ma poi se i risultati sono continui vuol dire che hai un materiale umano importante. Ma come tutti i ragazzi dell'Under 21 li stiamo seguendo con grande interesse. Il lavoro di Ciro è un lavoro che sta dando i primi risultati e quindi c'è grandissima non solo curiosità, ma veramente c'è il desiderio di vedere questi ragazzi che possono giocare con competitività e magari fra qualche mese o un anno o due poterli vedere magari con la maglia azzurra. Questo è sempre stato il destino dei ragazzi talentuosi dell'Under 21 e mi auguro che da questo momento, da questo periodo, possiamo ricominciare a fare questo tipo di ragionamento. Quello che Di Natale, precoce lo diremo. è precoce, lasciamolo tranquillo, lasciamolo crescere con tranquillità. Se non ricordo male, sicuramente voi mi potete aiutare. Negli ultimi 7-8 minuti, quando è entrato Giovinco, abbiamo avuto una supremazia netta. Però arrivavamo a 5-6 metri dall'area di rigore, la palla comunque tornava indietro. E invece, secondo me, in quelle occasioni devi rischiare l'ultimo passaggio, devi rischiare di attaccare l'area di rigore e vai a concludere quell'azione che hai iniziato in un certo modo. Ovviamente domani non voglio vedere due passaggi e profondità, ovviamente no. La ricerca della costruzione della manovra sempre, però arrivare in certe zone del campo dobbiamo attaccare l'area di rigore. Sì, non volevo dirlo, però uno degli obiettivi è proprio giocare in un certo modo bene, ma non prendere gol, perché veramente ci teniamo a finire il girone in questa maniera, quindi non diciamo altro. Ma secondo me non è che io devo fare
uno spot pubblicitario per Giovinco, cioè sono le partite, le prestazioni che sta avendo non solo dalle prime di questa stagione ma anche la stagione scorsa. Secondo me si sta proponendo in maniera convincente, in una maniera decisa, e magari la critica che poteva ricevere era che realizzava poco, invece quest'anno è partito non bene di più e quindi non ha bisogno di nessun tipo di proposta se non quella di convincersi ulteriormente che nonostante l'altezza può essere veramente un giocatore straordinario. Giochiamo con Buffon, con Cassani, con Balzaretti, con Chiellini e Barzagli, con Montolivo, De Rossi, Pirlo, Aquilani, Cassano e Giovinco.